Vai. Allora, buongiorno, anzi buon pomeriggio, anzi buonasera, perché ormai è sera. Sono veramente veramente contento di aver passato queste due giornate qui oggi al Talent Garden e di aver come Indeed sponsorizzato il primo hackathon in ambito HR. La peculiarità è che è stato il primo hackathon interaziendale, quindi di solito siamo abituati ad avere hackathon che riguardano solo un'azienda, invece oggi abbiamo avuto la bellezza di 15 aziende, 30 persone organizzate in 5 team, persone che non vengono solo dal mondo HR ma anche dal mondo marketing, perché oggi sappiamo che la convergenza tra mondo HR e mondo marketing è altissima. Oggi assumere e cercare delle persone, per assumere e cercare delle persone bisogna avere un processo che è molto molto simile a quello che il marketing fa per attirare consumatori per le varie aziende. Perché ci siamo fatti questa domanda? Abbiamo deciso di fare questo hackathon perché abbiamo voluto analizzare il candidato, il job seeker. In particolare abbiamo introdotto la figura del job seeker 2.0, che è un'evoluzione del job seeker, perché è causata dall'estrema turbolenza che in questo momento c'è nel mercato e nel mondo del lavoro. Questa turbolenza è caratterizzata da tre fattori fondamentalmente. Il primo fattore è la crescente mismatch di competenze che c'è da un lato tra ruoli che non riusciamo a ricoprire e dall'altro perché ci sono mancanze di skill. Quindi ci sono persone che non riescono a trovare un'occupazione, ma ci sono tantissimi ruoli che non riescono a trovare candidati da assumere. Il secondo elemento è il periodo di permanenza sempre più breve dei ragazzi o comunque delle persone all'interno delle aziende. E l'ultimo elemento è l'aumento dei canali digitali. Oggi ormai chiunque è online e quindi le opportunità che si presentano poi a diversi candidati e ai diversi job seeker sono altissime. Job seeker 2.0 è quindi necessariamente candidate experience, cioè cercare di capire come questo job seeker 2.0 cerca lavoro, dove lo cerca e che cosa cerca. E quindi abbiamo buttato sul tavolo un po' una domanda anche un po' provocatoria e abbiamo detto: se questo è il comportamento del job seeker di oggi, saranno i principali attori del mondo lavorativo di oggi, cioè le aziende, pronte e capaci a cercare ad attrarre questi candidati? Quindi questa qui è stata la domanda che abbiamo buttato sul tavolo. Sono stati due giorni bellissimi, con un sacco di energia, tantissime idee, veramente veramente vulcanici. Possiamo dire, siamo in diretta, loro non lo sanno ancora perché adesso la giuria si è radunata, ma delle cinque, per tutte e cinque molto interessanti, due mi hanno colpito particolarmente e sono state una, senza dire il colore del team, così non svegliamo il vincitore, ma una è stata la possibilità per un candidato che si candida per una posizione, non viene assunto per quella posizione, automaticamente la piattaforma di Indeed ripropone a questo candidato delle altre posizioni, delle altre ricerche. Perché? Perché fa, utilizzando l'intelligenza artificiale, machine learning, fa un match tra le competenze che ha trovato nel suo CV e quali possono essere lavori che hanno questo match con le sue competenze. La seconda idea che mi è piaciuta tantissimo è stata quella di guidare il candidato nel processo di candidatura. Come? Analizzando non solo il comportamento, ma facendo un assessment del candidato e quindi cercando di arrivare a capire quali sono gli interessi, qual è la mission che la persona vuole fare.